per la cura della fibromialgia i farmaci rivestono un ruolo importante, però diciamo i farmaci vanno usati bene, quindi vanno usati con modalità corrette, per i tempi giusti e così via. E proprio su questi temi si è soffermata la dottoressa Fabiola Zeni dell'ospedale Sacco di Milano, qui appunto all'interno dell'ospedale Sacco, dove si è svolto il 12° congresso dell'AISF, dell'Associazione Italiana per la Sindrome Fibromialgica, un'associazione molto bella che raggruppa tutte le persone che in Italia soffrono appunto di questa malattia, della fibromialgia. Allora, dottoressa Zeni, innanzitutto, per quanto tempo vanno presi i farmaci? Tutta la vita? Ogni tanto? La domanda è molto complessa, ma se consideriamo che la sindrome fibromialgica è una sindrome che persiste nel tempo, quindi cronica, vuol dire che dura tutta la vita. Quindi, cioè, potrei dire che i farmaci devono essere utilizzati per tutta la vita. In realtà non è proprio così. Il paziente deve capire perfettamente di che tipo di malattia stiamo parlando e deve saperla gestire, quindi ci saranno dei momenti in cui deve fare delle terapie di carico e altri momenti in cui la terapia può essere alleggerita. Associata a una terapia farmacologica bisogna associare, ci potrebbe essere la terapia riabilitativa o un supporto di tipo psicologico, quindi diverse possono essere le fasi. Ecco, ma la scelta se e quando interrompere i farmaci, almeno momentaneamente, cosa deve essere a guidare? Il sintomo, quindi uno si sente bene, perciò può sospendere, come regolarsi? E soprattutto il ruolo del paziente e del medico in questa scelta abbastanza impegnativa. Innanzitutto dobbiamo chiarire che la terapia non è una terapia che risolve la causa, ovvero il problema, ma è mirata a risolvere i sintomi. Quindi noi possiamo scegliere due tipi di approccio terapeutico: un approccio terapeutico monoterapico, quindi un solo farmaco, e poi aggiungere degli altri se il paziente non ha ottenuto la copertura di tutti i sintomi, oppure una terapia di combinazione, quindi tre farmaci per esempio insieme, e quando i sintomi diminuiscono, per esempio ridurlo e quindi portarlo a una monoterapia. Possiamo iniziare con una dose bassa e aumentarla, o una dose un po' più alta e ridurla in base alla tolerabilità. Quindi ci possono essere diverse fasi che il paziente deve autogestire, deve capire come gestire. Quindi diciamo una terapia che va modulata a seconda appunto della gravità, della malattia, dei suoi sintomi. Ecco, il secondo aspetto su cui lei si è concentrata sono le modalità di assunzione di questi farmaci. Certo, è importante far capire al paziente, cioè, che per esempio deve assumere dei farmaci a dosi basse, non deve iniziare per esempio, se facciamo l'esempio della metropetilina, con la dose di 60 mg, ovvero 30 gocce, perché potrà avere gli effetti collaterali, ma iniziare per esempio con 10 gocce al giorno e eventualmente aumentare se abbiamo dei problemi, oppure lo stesso tipo di problema è per il paracetamolo. Iniziare con una dose bassa, poi aumentare, quando scompare il dolore magari interromperlo. Ecco, un'altra cosa importante che mi è parso di capire è il momento della giornata in cui assumere i farmaci. Certo. Cosa ci può dire a questo proposito? Allora, uno dei consigli è per esempio utilizzare i farmaci, non so, iniziare con la dose la mattina e poi eventualmente associare la dose a pranzo e la sera, oppure iniziare con la dose serale. Consideriamo per esempio il milancipram, che è un farmaco non approvato in Italia ma per il quale si stanno facendo grandi studi, e se preferisce per esempio iniziarlo la sera e poi aumentare le dosi la mattina e all'ora di pranzo fino a raggiungere l'efficacia terapeutica. Anche perché ci sono dei farmaci che possono dare sonnolenza e quindi vanno gestiti anche in funzione dell'attività lavorativa. Sì, soprattutto se uno lavora, per esempio, potrebbe avere dei colpi di sonno mentre sta guidando. Quindi bisogna gestire la dose e il momento della giornata nel quale assumerlo. Per esempio la mitretilina è meglio assumerlo la sera, in alcuni soggetti che hanno magari problemi di insonnia. Certo. Altri consigli pratici che possiamo dare ai pazienti, quali possono essere, dottoressa? Ma di non leggere il bugiardino con tutti gli effetti collaterali, ma di chiedere magari al medico quali sono gli effetti collaterali più importanti. Ovviamente qualcuno sviluppa effetti collaterali rari, però cioè, la maggior parte delle persone sviluppa quelli semplici, e quindi farle presente al paziente, questo deve essere un compito del medico, quali sono gli effetti collaterali più frequenti in maniera tale che lui sia preparato ad affrontarli e quindi autogestirli. Insomma, non spaventarsi di fronte all'elenco, alle volte abbastanza lungo, di effetti. No, cioè, una delle cose che io tengo a fare è sottolineare quali sono gli effetti collaterali più importanti
e quindi soltanto se compaiono alcuni errori eventualmente a chiamarci, o se no gli altri sono frequenti, e soprattutto il tempo nel quale si verificano, che sono molto frequenti infatti con questa categoria di farmaci nelle prime settimane di trattamento, e il paziente si spaventa ovviamente. E poi invece in genere si abitua, il fisico, certo, si abitua. Si abitua. Quindi si riesce ad andare avanti, cioè, meglio. Si riesce ad andare avanti e si riesce a autogestirli. Infatti la scarsa aderenza alla terapia molte volte è legata al fatto che purtroppo il paziente, cioè, si impaurisce, non ha chiesto abbastanza, o per soggezione, o perché il medico aveva fretta, e quindi non sa come gestirsi. Insomma, per dare un commento finale, il rapporto medico-paziente è fondamentale. Sì, la cosa più importante è poi parlare anche in maniera semplice, perché non tutti capiscono i paneroni che noi potremmo ripetere alcune volte.